Benvenuti o bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andiamo a fare il secondo decluttering, tra cui palette, cosine varie, insomma ciò che non siamo riusciti a declutterare nel video precedente. Comunque, se non avete visto il video prima, ve lo linko qui sotto nell'info box. Io vi lascio il video, ma prima di cominciare vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale e attivare la campanellina per non perdervi i miei prossimi contenuti. E se vi va, seguitemi anche su Instagram, c'è il link qui sotto, guarda, mi ha trovato su Instagram. Parlo, non mi capisco nemmeno io. Comunque niente, vi lascio il video. Allora, qui ci addentriamo veramente nel caos più totale, nel cassetto dove ho i fondotinta, correttori, primer, viso e basta. Allora, partiamo subito dalle cose che ovviamente tengo. Questo qui rimane assolutamente com'è, è il fondo di Beauty Blender, un gran bel fondotinta che assolutamente va utilizzato con la sua spugnetta, perché con il pennello ho provato e non è assolutamente il caso di farlo. Questo qui nella colorazione 3.10C, questo lo teniamo. Come tengo ovviamente i due fondotinta di Huda Beauty, uno nella colorazione Custard e questo è nella colorazione Latte per quando sono più abbronzata, una copertura stratosferica, non bisogna metterne tanto perché veramente vi fa un mascherone, infatti qui consiglio anche di metterne un pump e mezzo per non avere una copertura totale, ce ne vuole pochissimo, quindi direi di tenermi davanti questo qui, la colorazione invernale che è Custard, e in fondo metterò questa estiva che è Latte. Poi stessa cosa per questi due fondotinta di Too Faced, The Body Sway, cioè si vede che mi piace molto. Questo qui è Natural Beige e questo qui è Vanilla. In questo momento, quando sono più chiara, utilizzo Vanilla. Questo qui è il colore estivo, ha una scadenza di 12 mesi, quindi ancora non è scaduto, perfetto. Teniamo ovviamente il maestro di Giorgio Armani, un fondotinta, cioè penso tra tutti il mio fondotinta della vita, ha un effetto seconda pelle stupendo. Stupendo, meraviglioso, che io fra l'altro uso in combo con l'Hollywood Flawless Filter di Charlotte. Non si direbbe, ma c'è un prodotto di un mese neanche, ha già perso tutte le scritte, va bene, cioè guardate che roba, vabbè, però in combo sono la vita, quindi assolutamente questo ce lo teniamo qui. Io ce l'ho nella colorazione 6.5. poi questo qui è il Bourjois Healthy Mix, dovrebbe essere perfetto per il mio tipo di pelle, ma a me sinceramente non ha fatto impazzire, non mi piace per niente, perché tutti ne parlano stra bene di questo fondo, io mi sono trovata malissimo. Voglio dargli comunque un'ultima chance, se anche oggi mi darà problemi lo darò via, perché mi ci sposta continuamente e io odio questa cosa. Poi cosa abbiamo qui? Abbiamo due Studio Fix Fluid di MAC, ovviamente colorazione invernale e colorazione estiva, li adoro entrambi, quindi assolutamente non vanno da nessuna parte. Stessa cosa per il Face and Body, sempre di MAC, meraviglioso. Io ce l'ho nella colorazione, non mi ricordo più, N2, cioè lo utilizzo o da solo o mixato insieme allo Studio Fix, oppure lo uso come primer per il Prolonger di MAC, cioè questo qui è un prodotto per me stupendo, lo amo alla follia, veramente un sacco. Quindi questo qui lo mettiamo a posto perché lo adoro, e purtroppo devo declutterare questi due prodottini di MAC perché sono scaduti. Purtroppo devo darlo via, cioè darlo via, devo riportarlo da MAC, e ne ho anche un altro che non so dove sia in questo momento, però vabbè, quindi questo sarà un back to MAC. E questo fondo fra l'altro ha una scadenza di 6 mesi, non di 12, quindi è scaduto anche da un bel po', ma andrò assolutamente a ricomprarlo perché è veramente super lunga tenuta, non si sposta neanche con la violenza, meraviglioso. Poi fondotinta di NARS, il Fiji, il Natural Radiant Longwear Foundation. Tutti lo amano, proprio a me sì, piace, ma non è tra i miei preferiti, però comunque lo tengo. Poi questo qui è un fondotinta e il Touche Eclat di Yves Saint Laurent, da tutti i giorni, ha una copertura medio-bassa, veramente super leggera, per tutti i giorni va benissimo, lo tengo assolutamente. Poi cosa abbiamo qui? Altri fondi. Ah, questo qui è il Forever Skin Glow di Dior, meraviglioso, un effetto super luminoso, veramente molto molto valido. Ce lo teniamo? Che dite? Sì, dai, ce lo teniamo. Ah, eccolo, ho trovato l'altro fondotinta. Mamma mia, questo mi scoccia un casino perché è veramente nuovo. Oddio.
però purtroppo è scaduto. Cioè, io non ce la faccio a mettermi in faccia le cose scadute. Non, cioè, questo qui è quasi finito, ma questo qui è proprio pieno. E mi scoccia, non potete capire quanto. Bisogna volersi bene, voler bene la propria pelle e non si scherza. Finora non ho buttato assolutamente niente. Brava! Poi, ecco, un prodotto da dare via purtroppo. Do via questo fondotinta di Astra, è My Foundation idratante. Purtroppo per me è stato veramente un no, non mi è piaciuto per niente, per niente, per niente. Mi ha evidenziato un sacco le pellicine, quindi questo purtroppo lo darò via. Come do via anche purtroppo lui, il Transformist. Per il mio tipo di pelle non va assolutamente d'accordo. Questo qui è il Transformist Foundation più Concealer, è un 2 in 1. Purtroppo per me non va bene, l'ho provato due volte, ma entrambe le volte mi ha fatto un effetto strano, non mi piace, quindi questo qui lo regaliamo. Questo qui è nuovissimo, l'ho comprato a Monte Carlo, è Light Wonder di Charlotte Tilbury nella colorazione Fair. È fondotinta dalla coprenza media, medio-bassa direi, super super leggero. L'ho provato due volte, non mi dispiace affatto e devo comunque continuare a testarlo per vedere come sarà per il mio bel faccino. Quindi lo teniamo assolutamente, come assolutamente tengo lui. Mamma mia, questo è il fondotinta della mia vita. E poi è low cost, quindi cioè la cosa più bella della vita. Questo è l'infallibile, l'infallibile, è il 24 Hour Fresh Wear di L'Oreal. Il mio nella colorazione 200, anche lui l'ho portato a Monte Carlo perché è super super a lunga tenuta ed è no transfer. Io quando metto la mascherina, cioè quando metto con la mascherina, è fra gli unici fondotinta che non si trasferiscono sulla mascherina. Super consigliato. Io questo l'ho preso da Tigotà, mi pare, sì, da Tigotà. La vita, la vita. Questo qui di L'Oreal, sempre la Core Perfect, mi si è un po' separato. Cioè, qui c'è la parte acquosa, non so se si riesca a vedere, che in effetti è un po' che non lo utilizzo. No, non dovrebbe essere scaduto. Forse è un po' scuro, però. Però mi ricordavo fosse un gran bel fondotinta. Cioè, è uno di quei fondotinta che si adattano alla texture della pelle, quindi cioè, è molto scorrevole, molto morbido, flessibile, bellissimo, veramente molto molto bello. Questo qui di Make Up For Ever, anche lui l'ho comprato e ricomprato per tantissimi anni, è l'Ultra HD, sono curiosissima di provare il reboot appena avrò finito qualche fondotinta, però anche questo è vecchissimo, questo secondo me è già bello che è scaduto. Infatti la formula si è, in alcuni punti è grumosa, in altri si è, no, questo è scaduto alla grande e lo butto proprio perché è scaduto. Questo qui è un fondotinta super coprente, ma super coprente, infatti per la mia pelle secca non sarebbe ideale, però io l'ho miscelato quando l'ho utilizzato con il Rose Gold Elixir di Farsale, quindi riesco a farlo funzionare bene. Molto molto bello, è lo Studio Skin Full Coverage 24 ore di Smashbox. Fantastico. Poi fondotinta, questo qui è il mini Hello Happy di Benefit, anche lui credo ne sia rimasta qualche goccia. Sì, infatti questo qua è finito. Sì, è finito, l'ho adorato, super leggero, super estivo, però è finito, anche se non si direbbe. Voglio controllare. Sì, cioè sono rimasti i propri crateri, quindi lo butto via. E questo invece è il fondotinta uscito l'anno prima, è sempre dello Happy, infatti questo anche ce n'è pochissimo, ma sarà anche scaduto questo qua. Non c'è scritta la data di scadenza. No, ce n'è ancora un pochettino, però è troppo scuro, mamma mia. Ce l'ho da più di un anno aperto, quindi assolutamente non va bene. Di addio piccolo benefettino. Più che altro sto facendo anche una gran pulizia. Allora, direi che con il fondotinta ci siamo. Allora, passiamo ai primer. Sì, dai, che sono quelli più ingombranti. Assolutamente rimane questo qui di Smashbox, è il primizer idratante, il photo finish, stupendo. Mi piace da impazzire, lo adoro questo siero meraviglioso, quindi rimane a casa con me. Come rimane assolutamente anche lui, lo sto quasi per finire, è il mio siero preferito idratante di MAC, è il Prep and Prime Moisturizing Fusion Serum Hydrating. Stupendo, 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 è il mio preferito. Quindi lo finiremo e poi porterò la confezione da MAC. Rimangono il Minimize Pores di Smashbox, rimane il Photo Finish sempre di Smashbox. A parer mio Smashbox fa i migliori primer viso in assoluto. Come rimane allora questo primer idratante di Huda, che fra l'altro sento molto acquoso in questo momento, come mai? Quasi finito fra l'altro,
però è un super 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 prime idratante. Mi piace un sacco, quindi lo finisco e basta. Un altro super prime idratante è l'Hangover di Too Faced, veramente meraviglioso. Oddio, sta per finire anche lui. Cioè, li sto quasi finendo tutti i primer. Adoro, sono contenta. Stupendo, stupendo, su texture super super leggera. Anzi, di questo qua dovrei finirlo prima che arrivi l'inverno, quindi mi devo dare da fare. Lo tengo qua davanti, anzi. Così mi ricorderò di utilizzarlo. Poi assolutamente i miei piccoli farsali rimangono. Questo è il Liquid Glass, l'acido ialuronico e il Rose Gold Elixir. Anche se il Rose Gold, credo ce ne sia rimasta veramente una goccia. Sì, no, ce n'è ancora un pochino, quindi direi che posso continuare a utilizzarlo e finirlo. Lo metto qui dei prodotti da utilizzare subito. Poi rimangono questi due primer viso di Beauty Blender, del Laveler, del Pore Minimizing, e questo qui è il siero più idratante. Molto molto belli. Peccato che nessuno ne parla perché sono grandi. Bei primer, molto belli, che fra l'altro si trovano tranquillamente anche da Sephora. Poi questo qui è un primer di The Ordinary, che sinceramente non è affatto male. Cioè, io non ho nulla contro i siliconi, perché cioè, il silicone non fa né bene né male, cioè voglio dire, e ha un gran bel effetto lisciante, cioè levigante. No, questo lo tengo perché mi piace. Magari devo fare un video con dei prodotti low cost. Lo teniamo. Questo credo di averlo pagato sui 5 euro, fra l'altro, quindi niente di costoso. Quindi lo tengo. Poi correttori di Too Faced e di Body Sway, li adoro. Allora, queste sono le colorazioni che in questo momento vanno bene a me: Vanilla e Caramel per fare un contouring in crema. Questa qui è la colorazione più estiva, quando sono proprio abbronzata. Comunque è nella colorazione Natural Beige, quindi questo me lo metto in fondo. Poi questo qui è un correttore di Estée Lauder nella colorazione 2 Light Medium. Non mi fa impazzire, non mi è piaciuto affatto e va nelle pieghette, che è una roba assurda, quindi questo lo diamo via. Magari qualcun altro si troverà molto meglio di me. Correttori nuovi di Charlotte Tilbury, i Magic Away, assolutamente rimangono insieme al prodottino per fare il contour in crema, il Contour Wand. Mamma mia, se sono sporchi questi prodotti, poverini. Comunque micidiali. Cioè, ho scoperto Charlotte Tilbury ed è nato un amore puro. Di questi assolutamente non vado da nessuna parte. Poi, ovviamente, rimangono i miei due correttori di Tarte che ho comprato a Monte Carlo. C'è anche una mini size in giro. Eccola qui. Sono passata dai primer ai correttori. Oh mamma mia, scusate, mi stavo facendo i primer e mi sono buttata non so come sui correttori. Comunque, vabbè, scusatemi. Quindi questi assolutamente sono nuovi. Io ho comprato la colorazione medium, light neutral e light medium. Comunque sono veramente molto molto validi. Sono i correttori numero uno in America e devo confermarlo anch'io. Super super validi. Allora, visto che siamo sui correttori, finiamo i correttori, dai. Questo qui è Custard di NARS, NARS, di NARS, che anche lui quasi finito, lo voglio finire per poi buttarlo via. Non è tra i miei preferiti, però insomma il suo bel lavoretto lo fa, è super leggero, per andare a illuminare il contorno occhi è perfetto. Poi Touche Eclat di Saint Laurent, teniamo il Bright Forecast assolutamente di MAC, teniamo. Poi c'è anche la versione Dark, sempre di MAC, della linea Prep and Prime, cioè questo lo utilizzo per andare a correggere contorno occhi. Bright Forecast per illuminare, hanno una texture super leggera perché sono a penna. Veramente fantastici, fantastici, fantastici. Ne ho comprati non so quanti di Bright Forecast, non so quanti, ve lo giuro. Quindi assolutamente li tengo. Poi questo qui in realtà è un illuminante di Becca. Mamma mia, sono sporchissimi, sono lerci questi prodotti, poverini. Questo qui è un, dovrebbe essere un correttore illuminante, ma io lo utilizzo proprio come illuminante, super leggero, cioè che bello. Stupendo, mi piace da matti. Questo qui è l'infallibile, l'infallibile il Model Concealer di L'Oreal. Allora, è un po' secco per i miei gusti, però comunque per correggere le imperfezioni, magari qualche brufolo malefico che mi spunta, meraviglioso, mi piace. Questo qui invece è anche lui tra i miei correttori preferiti, è il Waterweight Concealer di MAC. È un fondotinta liquido, super liquido, è quasi acquoso, cioè non so se riesco a farvelo vedere, però è veramente liquidissimo e ne basta una goccia, cioè a me corregge tutta l'occhiaia. Meraviglioso, fantastico, lo adoro alla follia. Teniamo assolutamente i miei 24 Hour di MAC nella colorazione NV25 ed NV32, questa qui più invernale, sì, ciao. Questa qui più estiva, questa qui più invernale. Li tengo perché hanno una tenuta super addosso. Poi assolutamente anche loro due rimangono, sono i correttori di Maybelline, cancelletta super famosi in tutto il mondo. Meraviglioso.
fastidiosi, hanno l'applicatore un po' comodo, un po' come quello di Charlotte, si macchiano un casino e sono un po', non sono al massimo dell'igiene, però sono dei gran correttori, anche questi comprati, ricomprati da sempre. Questo qui invece purtroppo devo fare il back to MAC, ecco, questo qui è in assoluto il mio preferito, questo è il Pro Longwear Concealer, meraviglioso, è un correttore stupendo, infatti c'è, essendo anche scaduto, non esce neanche più perché si è molto, non è che si sia solidificato, si è addensato, ecco, non mi veniva il termine, e non esce più, ma anche questo assolutamente andrò a ricomprarmelo. Poi correttori di Astra, sono i miei correttori low cost preferiti, ne ho presi una marea perché c'erano i saldi e questo magari utilizzo per fare le cut crease essendo molto chiaro e mi piacciono, li tengo tutti e quattro. Teniamo assolutamente anche il concealer di Huda Beauty nel colore Coconut Flakes, questo pialla leviga che cioè nessun altro correttore al mondo ha mai fatto, molto pastoso, però comunque c'è leviga, illumina in una maniera incredibile. Poi correttore super coprente di Make Up For Ever, purtroppo ho fatto una roba strana perché mi si è rotto, ma non è che si sia rotto, però il tappo non chiude più bene, quindi si chiude male, cioè rimane un po' aperto qui e non so in questo caso se stia entrando dell'aria oppure no, io spero di no, però è veramente un correttore super coprente, questo per i mega brufoli giganti, questo è la vita. Poi questo qui di Benefit è il Cakeless Concealer che ormai è quasi finito, dovrebbe essere anche l'altro, questo è il numero 6 o anche lo 05 che ormai è finito, è rimasto veramente pochino, lo finiamo, anche lui super correttore, non va nelle pieghe, non fa appunto effetto cake, lo finiamo e poi butteremo via la confezione. È rimasto questo qui di Dior, lo sto adorando anche lui, è lo Skin Correct nella colorazione, non lo so più, nella colorazione 1N, stupendo, veramente stupendo, illumina tantissimo e leviga anche lui un sacco la pelle. Qui ho due fondotinta e stick di MAC, sono l'NV60 per fare un piccolo contouring in crema e l'NC20 più chiaro. Questo qui per il contour è spettacolare perché poi la particolarità di questi prodotti è che possono essere applicati anche dopo aver messo la cipria, nel senso che magari mi capita di fare il contouring con questo qui, lo vado a fissare con la cipria, bronzer, quello che metto addosso, poi mi accorgo di essere magari scesa un po' troppo in basso sulla guancia, io prendo questo chiaro, vado a correggere, non fa assolutamente, non crea nessun disastro perché è veramente stupendo questo prodotto. La cosa importante è che dopo va risettato di nuovo con la cipria, quindi si può andare tranquillamente sulle polveri senza fare dei casini. Poi direi che allora qui abbiamo due prodottini, questo qui è il fondotinta di It Cosmetics, scusate, fondotinta, la CC cream di It Cosmetics, amata, adorata da tutti quanti, a me sinceramente tutto sto miracolo non l'ha fatto, sì buono ma niente di che, fortunatamente ho preso la mini size su Cult Beauty tempo fa e sicuramente è un prodotto che non comprerò perché non c'è niente di eclatante in questo prodotto. Poi qui abbiamo due stick di Fenty Beauty nel colore espresso e bambù, anche loro per fare il contouring in crema, non sono male, all'inizio erano un po' secchini, infatti li odiavo, invece poi utilizzandoli si sono anche ammorbiditi, quindi va bene, mi piacciono, adesso mi piacciono. Questa è una crema colorata di Laura Mercier, mi piace, quando a volte non ho voglia di mettere il fondotinta utilizzo lei, nella colorazione 2N1 Nude. Ovviamente l'Hollywood Flawless Filter rimane anche se tutto cancellato, è una cosa che non sopporto, non posso tollerare in un brand così costoso come Charlotte Tilbury, cioè questo prodotto non ha neanche un mese, non mi piace assolutamente questa cosa e mi auguro facciano qualcosa per sistemare perché è inaccettabile, è veramente inaccettabile, per quanto il prodotto sia valido, perché è valido, è fantastico, io lo utilizzo come illuminante, come primer viso, lo miscelo al fondotinta, cioè è un multifunzione, però questa cosa qui è una piccola pecca che non si può tollerare. Questo qui è il Pro Filter di Fenty Beauty, non mi ha fatto impazzire per niente, ma direi assolutamente niente, il fondotinta non si attaccava neanche a morire e quindi questo qua lo diamo via, lo regalo, come ovviamente regalo il prodotto di NYX, Laneige You Me Up, addio, ciao. Poi regalo questi prodottini di Benefit, è il Professional, è fantastico, però da quando è uscita la versione idratante io vado con lui, quindi regaleremo questi due piccolini
e questo qua lo tengo per me perché è un primer veramente super super valido, va a levigare i pori, fa sì che il mio fondotinta duri un casino, ho la pelle super levigata e fra l'altro idratata. Poi un altro super prodotto è il Lever Matte Poreless Priming Perfector di Becca. Questo qua è abbastanza nuovino, non lo uso spesso, lo uso più in estate, più matte di così non si può, non è molto molto adatto alla mia pelle, però se ho comunque una base super idratata è assurdo questo prodotto, meraviglioso, lo teniamo. Come teniamo assolutamente questo qui di Becca, è ancora nuovo, è il First Light Priming Filter, non so che effetto abbia perché è nuovo, lo proverò. Assolutamente lo 001 Universal di Dior Backstage lo tengo perché dà un effetto di pelle sana, liscia, curata, cioè stupendo, mi piace da matti. Poi siamo arrivati agli ultimi prodottini, questo qui è il Flow Mix di Mulac, questo anche è nuovo, non l'ho ancora usato e lo tengo qui davanti a me così lo provo presto per vedere come mi ci trovo. Questo è il The Professional, però nella versione più leggera in gel. Questo qui lo tengo, cioè perché a differenza di questo qui, questo ha una texture molto più leggera. Questo non lo apro perché è ancora chiuso in sigillato, però mi è piaciuto un sacco e ne ho comprati veramente un casino, un casino. Poi abbiamo questo Nude Glow di Glen Glow, che non ho mega capito. Questo era un campioncino che, oddio, però è molto, sembra molto carino, ha anche un buon profumo. Questo lo proviamo, questo lo proviamo. E per finire abbiamo l'Oil Control mattificante di MAC, anche questo qui è sigillato, non lo apro perché lo voglio provare in estate quando magari la pelle è un po' più grassa, quindi lo tengo con me. Non siamo state super brave perché purtroppo tutte le cose che ho mi piacciono, quindi faccio molta fatica a declutterare, però dai, alcune cose che devo finire si svuoterà un po'. Questi qui sono i prodotti che ho fatto fuori. Allora, siamo arrivate alle palette viso, in realtà pensavo di averne molte di più. Fantastico, parto subito, ovviamente tengo la Coco Contour di Too Faced, è tra le mie palette viso preferite, questa ha un profumo di cioccolato che mamma mia, non ce la posso fare, è stupenda. Poi tengo anche questa palettina di illuminanti di Huda Beauty, anche lei la teniamo, la Vivid Heart di Sephora, questa fra l'altro è nuova, l'ho trovata in una box. Ah, ma questa è una palette occhi? Cosa ci fa qui? Non lo so. Comunque vabbè, ho comprato un giorno su Sephora una box misteriosa. Comunque vabbè, è una palette occhi che non dovrebbe essere qui. Comunque la teniamo perché non l'ho ancora provata. Questa qui è una palettina della scorsa collezione natalizia di MAC, che mamma mia, questo packaging glitterato è stupendo, che contiene blush ed illuminanti. Questo qui è stupendo, quindi la teniamo. Ovviamente le due palettine di Dior con le varie terre per il contouring e bronzer e questi illuminanti le tengo. Sono la Glow Face Palette e la Contour Palette, le amo la follia, le bramavo da tantissimo tempo, finalmente sono mie. Allora, questo qui è un bronzer che do via perché ne ho due, perché ho fatto due ordini molto vicini sul sito di Astra e me ne hanno mandati due, quindi uno lo tengo e uno lo regalo. Questa palettina di Astra è stupenda, la tengo, fra l'altro super comoda da viaggio perché è iper iper compatta e le colorazioni sono stupende. Io ho comprato la Peach Romance, ci sono tre tipologie di colorazione mi pare. Poi questa è una palettina di illuminanti di Sleek Makeup, fa un casino di riflesso, che contiene degli illuminanti fra cui uno in crema. Questa la regalo perché alla fine l'ho provata una volta, non mi ha fatto impazzire, quindi questa la regaliamo. Tengo con me ovviamente la Sassy di Mulac, questo illuminante lo amo alla follia. Poi ovviamente la Shader Light di Kat Von D, questa palette è vecchissima, è stato uno dei miei primi acquisti super costosi da Sephora e qui non si direbbe ma è molto scavata. Comunque una super palette molto molto valida che assolutamente non va da nessuna parte. Sempre di Kat Von D, ex Kat Von D, abbiamo la Metal Crush che avevo preso in saldo, cioè guardate che riflessi che fa, ha questi illuminanti super particolari, hanno fanno un sacco di spessore, sono molto grossi e presenti, però questi io ogni tanto li uso anche come ombretti perché sono veramente stupendi. E fra l'altro nei saldi pre-estivi l'avevo ancora vista da Sephora, quindi ce l'hanno ancora, ogni tanto la tirano fuori. Questa invece è la Flawless Face Palette di Sephora, che ho trovato sempre nella box
misteriosa che ho comprato è una palettina che contiene tutto quello che serve per il viso, c'è un piccolo correttorino, bronzer, una cipria, blush e due illuminanti, però non lo so, questa non mi ispira granché, quindi questa la regalo. Questa qui invece è la Strobing Contour Palette di Essence, ho provata una volta, non mi fa impazzire, sul mio tipo di incarnato non va bene, non sta fermo, si sposta continuamente, quindi questa qui la regaliamo. Meravigliosa, questa è bellissima, cioè non la sto usando, però è un'edizione limitata di Kat Von D, è una palette contenente, oddio, non saprei più, tre blush e i tre rispettivi illuminanti, bellissimi. Allora, le colorazioni sono molto simili alla Metal Crush, tipo il rosa è veramente, credo sia anche lo stesso. Sì, è lo stesso identico, però comunque questi due sono bellissimi, anche questo pescato è stupendo, cioè dai, come si fa? No, questi qui li tengo. Questa è la Hyperia Glow di MAC, assolutamente strepitosa, gli illuminanti sono la mia vita, li uso o singolarmente oppure mixati tra di loro, super sottili, veramente dei gran bel illuminanti, non la posso dare via. Queste qui invece gli diciamo palesemente addio, ciao, mi spiace perché sono anche valide, ma io sono una persona purtroppo coerente, quando qualcosa mi delude io chiudo per sempre, quindi queste ciao sono le due palette per il contour in polvere ed in crema. Sono una persona che spende e sentirmi presa in giro non ci sto. Questa invece è la mega palettona di Mulac, è la Athene, dovrebbe essere, sì, contenente tutti i prodotti in crema per fare il nostro contouring, per fare le nostre cosine, stupenda e mi piace da matti. Assolutamente la The Cali Contour di Smashbox rimane stupenda da viaggio, super compatta, veramente occupa pochissimo spazio, meravigliosa. Questa palette di MAC in realtà non la sto tanto utilizzando. Ci sono questi prodottini, sono dei blush, un bronzer, dei illuminanti. Non posso darla via, cioè guardate che roba. Come si fa? È troppo bella. Abbiamo la Glimmer Light di Nabla ed è questa piccola palettina con questi colori shimmer stupendi. Non li utilizzo come blush illuminanti, io li utilizzo come ombretti. Soprattutto questo arancio qui è qualcosa, non si vede, di stupendo. È meraviglioso, quindi assolutamente non si muove. Comunque, questa qui è una palettina di Diego Della Palma contenente un blush, un bronzer illuminante e ci sono molto legata a questa palettina perché mi è stata regalata ad un evento alla quale ho lavorato per Pinalli e questa qui me l'avevano regalata loro, quindi cioè è stupenda, non posso darla via perché c'è un ricordo molto affettivo. Poi questi illuminanti di Essence, mamma mia, questa palette è bellissima, è la Glow to Go e cioè gli illuminanti all'interno sono spaziali, sono bellissimi. Cioè, come si fa a buttare via? Sono super sottili, non evidenziano la grana della pelle. No, 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 questa la teniamo. È bellissima questa palettina. Ok, poi abbiamo le ultime tre palettine che ovviamente loro rimangono. Queste sono le Studio Fix Sculpt and Shape Contour Palette di MAC che avevo comprato quando ho fatto la MAC Academy e quindi assolutamente queste rimangono con me. E l'ultima arrivata che ho comprato da poco è questa palettina di Mulac che ho composto io, contenente una cipria giallina, un illuminante, una terra per il contour e una per il bronzing. Questi qui sono i prodottini che abbiamo declatterato. Sì, lo so, mi rendo conto che non è tantissimo, però imparerò. Qui c'è veramente un delirio, cercherò di andare più veloce possibile. Allora, rimane assolutamente la fetish di Kat Von D, anzi devo metterla qui esposta perché essendo così grande nella cassettiera è veramente ingombrante, comunque assolutamente rimane, colori pazzeschi, super pigmentati ed è un'edizione natalizia che assolutamente tengo con me. Ovviamente tutte le palettine di Huda, come si fa a darle via? Non si può, questa mamma mia è stupenda, meravigliosa, come assolutamente la Desert Dusk, la New New, la Rose Gold Remastered, sì, assolutamente queste qui rimangono. Beh, senza stare neanche a dirlo, la Sunset Palette di Natasha, la Gold Palette, la Bronze Palette, la Sunrise Palette, da qualche parte c'è anche la Glam e tutte le palettine di Natasha Denona assolutamente non si muovono. Assolutamente Anastasia rimane. A Monte Carlo ho comprato anche la Mini Soft Glam, adesso ve la faccio vedere perché è troppo carina, merita. Eccola qui, com'è pulita questa rispetto a questa, comunque veramente super compatta, mi piace un sacco. Quindi stavamo dicendo, assolutamente tutte le Anastasia Beverly Hills rimangono, c'è anche la Ambrasi qui da qualche parte, eccola, anche lei bellissima, mamma mia quanto è bella.
Cioè, stupenda. E la Secret Palette di Nabla. Ma perché non riesco ad aprirle? Ma cos'è? Eccola, la teniamo. Mi piace da matti, colori super particolari. Queste qui di Astra, sono rimasta sconvolta. La Eden Escape è bellissima. Sicuramente i colori che userei più d'estate, però stupenda. Sono rimasta sconvolta da questa palettina micidiale. Infatti poi subito dopo, nel secondo ordine, ho comprato la Golden Hera. E questa qui la devo ancora provare. Devo farci un bel video, comunque colori più autunnali, invernali. Poi palettine di MAC, tutte queste rimangono assolutamente. Collezione super bella. Queste qui sono le Art Library, questi colori con un po' più pop, stupenda. La tengo, questa è la... come ti chiami? Era la Flamboyant, bellissima. Veramente stupenda, la New Nude, buongiorno. La Nude Model è la mia preferita, quella che sto utilizzando di più. Questa è l'ultima arrivata che ho portato con me anche a Monte Carlo. Bellissima, super elegante, ho fatto dei look stupendi, mi trovo veramente molto molto bene con lei. Questa qui è la palettina che ho trovato in una box di P. Louise ed è la palettina di Laura Lee Los Angeles, stupenda. Veramente molto molto particolare. Non è un brand facilmente reperibile da noi, però la voglio provare, l'ho solo swatchata e i colori sembrano molto molto promettenti e questa qui assolutamente ci farò presto un video. Peccato che sia veramente lunghissima. Poi, altra palette super particolare è questa di Rude Cosmetics, bellissima. Ci ho fatto un look, cioè è veramente stupenda. C'è questo qui, Razzle, i colori super burrosi, on the Ritz, cioè prendo anche un opaco, prendo questo fucsia super super pop. Io non so se rende, non so se rende l'idea, sono pazzeschi, quindi assolutamente rimane qui. Ovviamente tutte le palettine di MAC, la Smarty Paints, la Basic Beach, la Mischief Mints, la Risk Taker rimangono. Allora, in realtà quando è uscita questa palette lo adoravo, adesso la sto usando un po' meno, è la Urban Decay Born to Run. Colori belli, perché comunque è una bellissima palette, però sono un po'... se guardo adesso le palette comunque appena uscite da poco, questa qui sembra lontana tipo 6 miliardi di anni, però è particolare e tra l'altro ho pochissime palette di Urban Decay, penso che questa sia l'unica. Sì, mi sa di sì. Quindi la tengo perché comunque è esteticamente super bella. Body's Way, la Natural Nudes, stupenda, veramente stupenda. Anche lei sul sito non mi faceva impazzire. Quando l'ho vista dal vivo e ho toccato tipo questo Shimmering Pearl e Golden Light, sono impazzita letteralmente, stupenda. Anche lei super compatta, ideale da viaggio, la teniamo qua. Questa è una palettina di Essence che ho trovato nel calendario dell'avvento dell'anno scorso. Devo dire super pigmentata, però alla fine l'ho utilizzata solo una volta. Però veramente molto molto bella, dei gran bel colori. Non la swatcho perché comunque, visto che la regalo, poi farò in modo di accertarmi che vengano disinfettati i prodotti. Purtroppo non ho l'alcol, altrimenti l'avrei già fatto io. La regaliamo. Cutie Palette di Nabla, la Platinum, questa palette è la mia vita, questo colore è la mia vita. Luxuriance è stupendo, mamma mia, cioè è qualcosa di... è luce pura, cioè sto usando tantissimo questo ombretto, mi fa impazzire, lo adoro, quindi assolutamente lei rimane. Quando la finirò, se la finirò, sicuramente ne ricomprerò un'altra. Lei tra le due invece è quella che mi piace di meno, questa è la Metropolitan. Il colore che non mi piace è Nothing Personal, non l'ho capito bene, devo ancora imparare magari forse a usarla, magari è colpa mia, però tra le due preferisco molto di più lei. Tengo anche la Shade Light di Kat Von D, colori completamente opachi. Allora, assolutamente tengo con me la In My Birthday Suit di Molac. Fra l'altro qui ho anche l'ultima che ho comprato da poco, così ne approfitto anche per metterla via, è la Milf Palette con questi colori super autunnali, bellissima, super particolare devo dire, la devo ancora provare. Ovviamente queste qui vanno via e mi dispiace perché questa qui fra l'altro sono anche abbastanza nuove, quindi queste qua le diamo via. Do via anche questa palettina di Smashbox che era in un kit di Giulia dell'Ellis che fece con una cosa, cioè non ha un senso per me questa palettina, sì carina però niente di che insomma, quindi questa via. Poi abbiamo questa palettina di Morphe, è la 9A. Allora sinceramente è anche una bella palettina, però ho tantissime palette sui toni del nude e questa qui in un anno non l'ho mai cercata, quindi questa la regaliamo. Queste qui di MAC assolutamente no, perché le adoro. Questa è stata una delle prime palette che ho costruito da MAC con dei colori stupendi,
Adoro la follia. E qua mi sa che ci teniamo tutto. Allora, qui abbiamo un po' di delirio. Qui dobbiamo assolutamente sistemare, fare un po' di ordine e pulizie. Questi qui li tengo da parte, sono dei glitterini per farci dei lavori un po' artistici che ho comprato da Primark. Ciglia finte di Primark, queste qui sono le mie preferite, sono i ciuffetti e sono le Assorted. Compro questi ormai da una vita. Questo l'ombretto in crema di Huda che abbiamo trovato prima. Questi qui sono delle cose che erano nel calendario di H&M dell'anno scorso e le utilizzo per decorare magari quando verso Natale il tavolo le butto un po' così sparsi. Qui abbiamo anche delle stelline, quindi queste non devo tenerle qui, ma devo tenerle nel reparto cucina. Poi, allora, qui abbiamo ombretti singoli, piccoli glitterini e parte delle ciglia finte. Teniamo assolutamente queste matitine occhi di Bella Oggi, che fra l'altro metto nel cassetto delle matite, molto carine, molto molto belle davvero, le tengo tutte e tre. Poi questi qua ovviamente rimangono, sono gli ultimi ombretti, i Chromium Liquid Eyeshadow di Natasha Denona, fanno un effetto stupendo, peccato che dalle ring light non rendono perché il gioco di luce lo fanno con la luce naturale, quindi non ve li sboccio nemmeno. Altri glitterini di Mulac, queste palettine me le regalò il brand e sono bellissime, rimarranno qua per sempre, un ricordo molto molto carino. Questi sono degli ombrettini di Kiko che tengo, a parte che comunque sono dei gran belli ombretti. Questi qua, tutte e tre le colorazioni sono veramente molto molto scriventi, veramente un sacco. Cioè, le cose belle Kiko le fa per un periodo limitato, non so perché. Queste adesso le rimettiamo qua. Ombretto liquido di Stila, questa è la colorazione Diamond Dust, stupendo, super luminoso, veramente bellissimo, assolutamente rimane qui. Poi ombretti singoli di MAC, questa è l'edizione limitata di quest'estate, veramente molto belli, li tengo. Questi sono due ombretti liquidi di MAC, questo qui, mamma mia, è stupendo, come ti chiami? Flash and Dash. Super delicato, veramente meraviglioso. Teniamo anche lui un rose gold, ma veramente bellissimo. Poi ombretti singoli di MAC, tengo tutto, do via questo qui di Primark, questi due mini ombretti di Natasha Denona, questo argento stupendo, bellini, poi mini. Io posso impazzire. Questo nero non l'ho tanto utilizzato, devo metterlo un po' fuori perché ne ho preso un casino. Però secondo me questo qua viene uno smokey bello cattivo. Va bene. Poi questi qui sono delle stelline di Essence. Questi qui cos'era? Sono dei glitter sempre di Essence. Ne ho simili. Oh mamma mia, che casino. Questi qui li diamo via perché ne ho già dall'altra parte. Queste stelline invece le teniamo. Ombretti, questi qua di W7 sono bellini, voglio vedere però se ne ho altri. Questo ombretto di Sephora non l'ho mai cercato, quindi diamo via. Questi ombretti sono ombretti praticamente calamitati di MAC della collezione natalizia dell'anno scorso, cioè sono la vita. Bellissimi, assolutamente rimangono con me. Questa è la cosa che un po' mi rompe, perché gli ombretti singoli io faccio fatica a cercarli, a utilizzarli. Però allora, questi qui sono tutti di MAC, ci dovrebbe essere uno di NYX che voglio fare fuori. Poi prima di fare la Makeup Collection comunque pulisco tutto, sistemo tutto come si deve. Qui c'è un ombrettino nero di Smashbox, non lo trovo più quello lì, che voglio assolutamente darlo via. Devo cercare di mettermeli davanti agli occhi questi ombretti singoli, perché altrimenti non li utilizzo mai ed è un peccato. Allora, questo qui lo diamo via perché ormai ho Trophy Wife originale. Queste sono delle altre stelline di MAC, però potrei dare via questi. Però questi qui hanno i riflessi tutti colorati, questi qui sono sull'argento, quindi li voglio tenere. I cuoricini sempre di MAC, elicottero che passa proprio adesso. Comunque teniamoli perché sono troppo bellini. Poi vabbè, qui ci sono le varie colle. Questo qui è un rossetto dorato di H&M che in realtà potrei tenere. Questo lo posso tenere per qualche lavoretto, vediamo un po', potrebbe tornare utile, non lo so, vedremo. Questi qui sono dei glitter bellissimi di LA Splash, adoro alla follia. Questo qui è un glitter adesivo di Anastasia Beverly Hills. Ecco, questo qui di NYX, addio. Ciao, ho fatto uno spazio, vediamo. Anche questi qui di Primark li posso dar via perché ne ho simili. Questo di MAC rosso, stupendo, mamma mia che cosa non è. Questo qui, NYX, ciao. Poi questi qui mini di MAC che avevo comprato, assolutamente. Alcuni li avevo comprati, alcuni li avevo trovati nel calendario dell'avvento. Bellissimi, questi qui sono i miei preferiti, i Reflex Pearl.
per me sono la vita, sono i miei preferiti in assoluto. Sono questi che mi ha regalato la mia amica, questi qui. Ho fatto il look per un concerto a Cagliari, ho fatto tutta una cosa strana con i cuori, con le stelle, ho adorato troppo. Glitter di Anastasia Beverly Hills. Questi invece sono tutti dei sample che mi hanno lasciato da MAC. Colle per ciglia finte, queste qui le uso tutte. Ok, bene, dai, diciamo che qualcosina almeno abbiamo tolto. Ah, ho anche questi da togliere. Questi qui sono gli ultimi prodottini che ho trovato nel calendario dell'avvento di NYX. Ah no, questo è di Bella Oggi, perché sei qui? Quindi vanno via assolutamente questi due illuminanti. Ciao. Tutti gli ombretti di NYX, che secondo me non sono manco di NYX, perché non esiste che NYX venda degli ombretti così. Addio alla cipria, addio a questo pore filler primer, e questo qui invece lo teniamo, è un gloss di Bella Oggi che mi è arrivato da poco, stupendo. Tra l'altro è un topper veramente molto 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 delicato, super bello, e questi ovviamente li teniamo. Ho aperto un cassetto qui della scrivania, ho trovato anche questi prodotti che alla fine non mi trovo mai a utilizzare. Ho due ciprie, una di Makeup Revolution, purtroppo per me non va bene, non mi fissa. Questa qui di Primark, questo illuminante super bello di Primark che però alla fine non ho mai utilizzato. Altri illuminanti e due blush di Physician Formula che vado a regalare tutti. E invece questi qui sono i prodottini che porterò da MAC per ricevere un rosettino in omaggio. Evviva! Stavo dimenticando le matite labbra. Questa qui NYX butto, cioè butto regalo, NYX via. Questa di Sephora la posso dare via. NYX lingerie mi dispiace perché era anche molto buona, ma regalo. Queste di Bella Oggi sono nuove, le devo ancora provare, sono super scriventi tra l'altro. Marc Jacobs, questo è il matitino di Kiko. NYX via, Diego Dalla Palma, tutte queste di MAC ovviamente le teniamo qua. Huda anche. Questa di Makeup Revolution la regalo. Questa qua di Find, il brand di Amazon, non è affatto male. Tour di Huda, Chanel, Lord & Barry una la regalo perché ho il doppione. Essence la regalo. Bella Oggi mettiamo qua. Questa qui la possiamo regalare. Chanel, NARS, MAC. Queste qui le teniamo. Bene. E anche queste qui le andiamo a regalare. Beh dai, pensavo di non aver fatto un gran bel lavoro. Sì, sicuramente potevo fare di meglio. Però di robine qua dentro ne ho tolte. Ed eccoci qua, siamo giunti alla fine di questa serie di video decluttering. Adesso arriva per me la parte più importante. Perché tutte le cose che ho eliminato tra parentesi, comunque cose che non utilizzo e cose che non voglio più tenere, non andrà assolutamente nulla buttato. Nulla di buttato, perché ho avuto il piacere di conoscere una persona speciale. Questa persona si chiama Chiara e adesso vi leggo la mail, perché io se ne parlo mi prende una stretta al cuore. Sono molto molto felice di poter dare ciò che non uso a chi in questo momento non se la sta passando molto bene, e insomma vi leggo la mail perché mi prende una stretta al cuore, perché è una cosa bellissima quello che fa Chiara, e prima di tutto mi assicurerò che comunque tutto venga disinfettato. Chi è Chiara? Chiara è la terapista occupazionale di Antea, è una fondazione, una struttura sanitaria che eroga cure palliative. Si occupano di pazienti affetti da patologie inguaribili in fase terminale. Seguono pazienti di tutta l'età che hanno bisogno di cure palliative a domicilio oppure nella struttura residenziale hospice. Lei in particolare, scusatemi, leggo perché veramente faccio fatica io a parlare perché mi viene un nodo alla gola che non vi so dire. Lei si occupa di contribuire al miglioramento della qualità della vita dei suoi pazienti utilizzando l'attività che i pazienti stessi scelgono, tra cui pittura, ceramica, cucito, cucina e cura dell'orto. E da qualche anno ha inserito anche l'attività beauty, ed è stato questo il motivo per la quale ci siamo messi in contatto. Hanno come obiettivo quello di stimolare e rafforzare la cura di sé nei loro pazienti. Prima dell'emergenza Covid organizzava delle mattinate dedicate al beauty, durante le quali le pazienti potevano scegliere tra trucco, parrucco e manicure. Con l'emergenza Covid invece ha creato un carrello che ha chiamato Beauty Carrello, con il quale si muove nelle stanze delle pazienti per esaudire i loro desideri estetici. E qui poi vabbè, mi dice che comunque preferiscono avere prodotti monouso, e tipo anche campioncini di creme, latte detergente, eccetera eccetera. E poi alle pazienti lasciano scegliere ciò che vogliono. E quindi sapere che comunque con il mio piccolo contributo, ma che è poco, e sapere di portare comunque un po' un sorriso, una cosa, una coccola a queste persone,
Io sono molto molto contenta. Fino all'ultimo non sapevo se inserire questa clip, perché non vorrei fare quella. Cioè, non mi piace mettermi in mostra, soprattutto in situazioni come queste. Però alla fine ho pensato che magari chi vede questo video, tu che stai guardando questo video, e magari hai qualcosa che non utilizzi, ma non uso, anche i campioncini, perché a loro servono tanti campioncini. Alla fine ho pensato di inserire la clip perché magari, non so, mi mettete in contatto con Chiara e comunque mi fa piacere fare questa cosa alla fine e ho deciso di inserire queste clip. Scusate, mi prende veramente male perché comunque è una cosa a cui tengo particolarmente. Comunque qui sotto, se vi può interessare, inserisco il sito internet, tutte le informazioni possibili e sono contenta perché i miei trucchi, le mie cose che non utilizzo più avranno comunque una seconda vita. Niente, io vi ringrazio per essere rimasti qui in mia compagnia, spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto, vi mando un bacio iper mega gigante e ci vediamo al prossimo video.